Maschietti, mi rivolgo a voi e rispondete sinceramente, non siate volgari, grazie. Qual è la parte del corpo femminile che vi piace di più? Wow! Beh, è innegabile, diciamolo perché anche a noi donne ci casca l'occhio, che quando c'è un bel seno davanti a noi, appunto l'occhio, boom, casca lì. E allora sappiate che oltre a esserci la coppa, ovvero l'ampiezza, no, del reggiseno in cui alloggia il seno, che può essere A, B, C, D, W, D, così fino ad arrivare alla JJ, ad esempio di Sarah Foster, che il suo seno l'ha salvata, ma questa è un'altra storia, andate a vedere il video. Oltre ad esserci le coppe dei reggiseni, oltre ad esserci le taglie dei reggiseni, sappiate che l'azienda di lingerie Third Love ha stabilito che ci sono 7 tipologie di seni. Andiamo a vederle insieme. Prima tipologia, a campana. Il nome ha già detto tutto. Sono sottili in alto e più pieni in basso. Se li suonate, però, non suonano. Seconda tipologia, asimmetrico. Più o meno, in realtà, tutti i seni sono leggermente asimmetrici. Di solito sono cose abbastanza impercettibili, altre volte invece sono ben visibili. Sappiate anche che se invece vedete due seni perfettamente identici e uguali che stanno lì, probabilmente sono finti. Terza tipologia, seni snelli, ovvero sono sottili e con i capezzoli un po' in basso. Quarta tipologia, teardrop, sono la versione grossa dei seni sottili, fondamentalmente, dei seni snelli, scusate, sono la versione un po' più piena appunto dei seni snelli e va da sé. Quinta tipologia, sideset, una sta un po' a destra, una sta un po' a sinistra e nel mezzo c'è un po' di spazio. Arriviamo alla sesta tipologia, est e ovest. C'è una guarda da una parte, una guarda dall'altra e i capezzoli stanno così, chiaramente, no? E questa è un'altra tipologia. E arriviamo alla settima ed ultima tipologia di seni, ovvero il seno rotondo, pieno in egual misura sopra e sotto, bello, morbido e accogliente. Ora diciamolo, comunque sia, com'è, in che misura è, quello che volete, tanto comunque sappiamo che i seni sono una delle parti preferite del corpo delle donne. Avete studiato? Prendete appunti, è fondamentale. Quale preferite?